Ciao, questo video è dedicato al nuovo programma di Italia 1, Open Space, condotto da Nadia Toffa, una, ce la ricordiamo per essere una delle più brillanti iene. Per fare in modo che noi non ci dimenticassimo che lei era una iena, il programma inizia con la presentazione, cioè dice proprio che le iene presentano. Io non sono d'accordissimo con questa scelta di presentazione, cioè lei non presenta il programma in qualità di iena, ma lo presenta in qualità di conduttrice, di donna affermata, di persona che ha fatto carriera nella TV, nel mondo della televisione e si può permettere di presentare un programma tutto suo. E quindi non lo fa in qualità di iena, perciò secondo me ci andava un po' di distacco dalle iene, però lungi da me dal giudicare questo aspetto. Una Nadia Toffa che nelle vesti di presentatrice devo dire che ci sta proprio benissimo, cioè veramente un programma bello, lineare, che scorre, piacevole, cioè veramente è un piacere guardarlo. E presentato benissimo. Devo dire che la prima puntata di domenica mi è piaciuta davvero tanto. È veramente un programma, sì, diciamo di intrattenimento, però è veramente molto interessante, davvero molto così con lo spirito tipico delle iene, no? Sul divertimento si può dire tutto. La particolarità di questo programma è che le domande che vengono poste agli ospiti, in studio, quindi a quei determinati personaggi famosi che vengono invitati da Nadia Toffa, le domande non le fa lei, di fatto le domande sono poste dai telespettatori. Cioè praticamente siete voi pubblico da casa, siamo noi pubblico da casa che poniamo le domande. I vari messaggi, le varie cose vengono, le varie domande poste dal pubblico vengono lette, e vengono lette dal destinatario e quindi voi trovate una risposta alle vostre domande guardando praticamente la trasmissione. Un sistema davvero che devo dire che funziona, sì, ci sta. Un'altra cosa bella del programma è il carattere tipico, che infatti ci ricorda il carattere tipico delle iene, appunto, questo voler raccontare la verità, no? Questo voler a tutti i costi trasmettere onestà e speranza per determinati eventi negativi, supporre che ci siano delle soluzioni ai problemi, supporre che ci siano delle risoluzioni alle cose che non vanno. E che magari ci siano anche persone che si impegnano a risolvere determinate situazioni negative. Bello, davvero bello, quindi consigliatissimo. Quindi, visto che ve l'ho consigliato, vi do appuntamento a domenica su Italia 1. Noi ci vediamo qui nei prossimi video. Ciao!